Siamo nella zona delle piccole dune di Passo Scuro, che qualche anno fa hanno iniziato a preservare tramite una staccionata. Oggi siamo venuti qua per fare una piccola sperimentazione che abbiamo avviato come ISPRA per la ricerca di frammenti di plastica molto piccoli che vengono comunemente chiamati microliter. Questi frammenti di plastica possono avere una doppia origine: o risultare, diciamo, dalla degradazione, dalla frammentazione di oggetti di plastica di dimensioni maggiori, oppure possono essere già, diciamo, formati così come piccole sferule che vengono utilizzate dall'industria per le proprie produzioni. Per cercare le microplastiche nella spiaggia emersa bisogna farlo con un certo criterio. Si individua sulla spiaggia una zona di accumulo dovuto fondamentalmente all'azione del moto ondoso. Posizioniamo 5 quadrati di legno 50x50 lungo un transetto lungo esattamente 100 metri. Li fotografiamo, li identifichiamo con un codice ovviamente, perché poi i campioni che andremo a prelevare dovranno essere riconoscibili per le analisi successive e anche i confronti successivi. Laddove possibile facciamo anche il volo col drone. Utilizziamo il drone per fare una ripresa generale dell'area di studio, quindi per capirne meglio la tipologia di spiaggia e quindi a posteriori poter rispondere a domande come la presenza di dune o di pennelli. Poi prendiamo una piccola spatoletta e raccogliamo il sedimento sino a una profondità di 5 cm grosso modo. Prendiamo dei volumi standard proprio per poter confrontare i risultati successivamente. Andiamo a prendere tanta acqua di mare, la filtriamo con un setaccio in modo tale che faccia passare l'acqua ma trattenga eventuali altri frammenti di plastica che sono magari galleggianti sull'acqua di mare. Poi con l'acqua filtrata andiamo a sciacquare. Mettiamo un piccolo quantitativo di sedimento in uno dei nostri secchi in acciaio inox, ci mettiamo un bel po' di acqua filtrata, mescoliamo e poi versiamo l'acqua dentro un setaccio. Quindi, siccome la plastica deve galleggiare, o meglio la maggior parte dei frammenti di plastica galleggiano, questi qui andranno via dentro insieme all'acqua che noi stiamo scaricando all'interno dei nostri setacci. Dopodiché mettiamo tutto all'interno di un barattolo di vetro numerato, che poi porteremo in laboratorio da analizzare. Siamo tornati da poco dalla spiaggia, dal campionamento che abbiamo eseguito sul litorale laziale, e questo è quello che noi abbiamo riportato in laboratorio: le bottiglie che contengono l'acqua di mare filtrata, frustoli vegetali e la plastica che si può vedere benissimo galleggiare sull'acqua. Che cosa succede? Che una volta che noi abbiamo questi barattoli qui in laboratorio, filtriamo con un filtro di carta che trattiene tutto ciò che è al di sopra dei 63 micron, quindi diciamo che la nostra microplastica la trattiene benissimo, perché ovviamente il campione poi lo dobbiamo lavorare secco. Quindi che succede? Che prendiamo il nostro becher con l'imbuto e il filtro, quindi vado a mettere il nome del campione sul filtro, vado a versare lentamente un po' per volta. Quando tutta l'acqua sarà defluita, all'interno del setaccio resterà soltanto la parte, quindi delle microplastiche, frammenti di microplastica e i frustoli vegetali, ed eventualmente anche se ci sono dei granelli di sabbia che sono riusciti a passare al setaccio dei 5 mm, ma non a quello del millimetro. Una volta che si è seccato il campione nel setaccio, quello che rimane viene messo nella capsula Petri. Abbiamo prelevato anche dei campioni di sabbia, ne abbiamo presi due per transetto, diciamo posizionati quasi agli estremi, quindi tra il campione 1 e 2 e poi tra il campione 4 e 5, per vedere se ci sono delle differenze granulometriche sul tratto di spiaggia stesso. Perché è importante? Perché c'è una correlazione tra la granulometria, quindi la grandezza dei granuli, e il contenuto in microplastiche.
Il passo successivo è quello di analizzare il nostro campione sotto il microscopio, in modo tale da poter separare i frammenti di plastica da tutto ciò che non è plastica, quindi dai frustoli vegetali, da granelli di sabbia e anche dai bioclasti. La prima separazione che viene fatta è proprio fisicamente i granelli di microplastica da tutto il resto. Poi la successiva analisi sarà quella di dividere i frammenti di plastica in base alla forma, che vede quindi la separazione in filamenti, i film, i foam, che sono quindi diciamo quelle da aspetto spugnoso, come possono essere i granelli di polistirolo. I frammenti, che sono fisicamente i pezzettini di plastica di contenitori grandi, semplicemente ridotti a pezzettini piccoli, e poi i pellet, che sono il materiale che le varie aziende utilizzano per creare i contenitori plastici. Un'altra suddivisione che può essere fatta è in base al colore, e l'ultima analisi che può essere effettuata è quella con lo spettrofotometro, che permette di riconoscere effettivamente di che materiale plastico si tratti, e questo ci può aiutare poi a capire eventualmente dalla provenienza di questi campioni che noi ritroviamo sulla nostra spiaggia.